stata una deriva aziendalista, economicista, ragionieristica nella gestione del welfare italiano, della sanità, dei servizi sociali, che intendiamoci avevano bisogno di essere messi in regola sotto il profilo del controllo dei conti, di un uso serio, rigoroso di denaro pubblico, cioè dei cittadini, perché ci sono sprechi, c'è malaffare, c'è un uso distorto delle risorse, ma abbiamo ecceduto, cioè si è prevalsa appunto questa logica della contabilità di costo che non tiene conto però dei diritti e dei servizi che devono essere offerti alle persone. Ci può portare in pareggio tranquillamente una ASL chiudendo i servizi di salute mentale, ma è questa la missione di un servizio pubblico che deve garantire i diritti dei cittadini? E quindi questa è la prima questione che va posta. Sì a un uso rigoroso delle risorse pubbliche, che soprattutto in molte realtà non sono usate bene. No, però, a una riduzione, a un razionamento di queste risorse o solo i figli di cassa ragionieristici, perché si distorge e si trasforma la stessa missione che è affidata invece a servizi che sono necessari per garantire i bisogni e i diritti dei cittadini. Chiudere gli OPG, abolirli anzi, è un'operazione di civiltà necessaria a restituire dignità e diritti a persone prive di condizioni di cittadinanza, perché considerate diverse dalle altre. I follirei non sono nemmeno cittadini degni dell'attenzione della magistratura, della giustizia, devono essere semplicemente internati, ma abolire gli OPG, chiudere questi luoghi orribili, non basta, è un atto necessario ma non sufficiente, perché poi il punto vero è occuparsi delle persone, in questo caso malate, fare in modo cioè che i servizi di salute mentale nel territorio siano in grado di accogliere persone che non possono essere abbandonate. Tra l'altro, una delle cause principali del ricorso all'internamento in OPG è proprio lo stato di abbandono in cui persone, anziché essere curate, sono lasciate dai servizi di salute mentale che hanno il dovere o avrebbero il dovere di occuparsi di loro. Certo, naturalmente sappiamo che i servizi di salute mentale sono in sofferenza, sono in grande ambasce legate anche all'Italia, al welfare, alla sanità, alla precarizzazione del lavoro, ma insisto, parlare di chiusura degli OPG significa parlare di apertura dei servizi di salute mentale nel territorio, chiudere un luogo orribile per aprire servizi di qualità accoglienti che restituiscano cittadinanza, perché sono in grado di rispondere con professionalità, con relazione, con interventi personalizzati a bisogni che sono bisogni umani alla fine. Molto spesso una relazione, una casa, un lavoro, la possibilità di inserimento, e con questo sfondando il muro della clinica e dell'idea che sia la psichiatria la risposta. La psichiatria è un pezzo della risposta al diritto alla salute mentale. Ma naturalmente la CGIL ha il modello di chi ha costruito in questi anni intanto l'idea che la salute sia un diritto universale, quindi non possa essere sottoposta a scambio monetario, a mercificazione, a idee di mercato. È un diritto e come tale la risposta va organizzata tramite servizio pubblico universale, Servizio Sanitario Nazionale, naturalmente il quale può anche utilizzare esperienze del privato, soprattutto del privato sociale, quello che non ha fini di lucro. In molte realtà le comunità d'accoglienza, le esperienze di inserimento lavorativo sono state frutto di un'iniziativa di associazioni di gruppi privati, ma senza fini di lucro, che sono state capaci spesso di mettersi in relazione col servizio pubblico e di farlo più ricco. Il problema è far inserire queste esperienze dentro la guida dei dipartimenti di salute mentale, che, ripeto, hanno il dovere di garantire un diritto, in questo caso il livello essenziale di assistenza per la salute mentale. Questo modello però non basta sia universale, non basta sia pubblico, seppure con questa idea di rapporto con il privato, deve essere anche un modello che sposta decisamente il baricentro dell'intervento dal ricovero, dalla logica clinica. Questo non vale soltanto per la salute mentale, vale un po' per tutta l'idea di salute e di sanità, dal ricovero, dalla clinica, dal posto letto, dal luogo fisico, invece al territorio. La risposta che tra l'altro è data a tutto il nuovo paradigma epidemiologico e demografico, cioè malattie croniche di lunga durata, in cui la salute mentale ha un ruolo fondamentale, le patologie legate
di tipo cronico, di tipo cronicizzante, sono fondamentali in questo quadro epidemiologico, e il quadro demografico. L'invecchiamento della popolazione trascina con sé una serie di bisogni, e quindi di diritti e di risposte necessarie da parte della sanità e del sociale, che non sono risolvibili con i luoghi tradizionali della cura clinica, dell'acuzia e dell'ospedalizzazione, anche perché hanno costi pazzeschi. Il vero lavoro di spending review è smontare un sistema sanitario e socioassistenziale troppo caricato sul ricovero e sulla clinica, costosissimo e con poco beneficio collettivo, spostare queste risorse personali, iniziativa, organizzazione in servizi diffusi nel territorio. I centri di assistenza sociosanitaria, le case della salute H24, quindi anche i centri di salute mentale H24 nel territorio, sono una formidabile risposta, insisto, anche di spending review. E questa è un po' l'idea che trascina tutto il lavoro che stiamo facendo come sindacato. Allora, è chiaro che una rete diffusa di servizi nel territorio, ma non servizi, ecco, non sono servizi leggeri, i servizi nel territorio sono servizi che hanno bisogno di altre professionalità, certamente spesso anche minori investimenti tecnologici, minori investimenti in edilizia, minori spesa farmaceutica, cioè che poi sono i grandi driver di spesa, le grandi direttrici di spesa che hanno stressato la spesa sanitaria del nostro paese, l'acquisto di beni e servizi, la costruzione di strutture pesanti, l'acquisto di sempre nuove tecnologie, comprensibili da un certo punto di vista, perché la tecnologia ha permesso alla clinica, alla medicina enormi progressi e enormi benefici anche per i pazienti, per i cittadini, ma naturalmente la tecnologia, come la farmaceutica, ha anche un lato che va considerato anche in termini positivi, ma che è un lato stressante per la spesa farmaceutica, la spesa per dispositivi medici, per tecnologie, è una spesa pesante, peraltro non sempre necessaria. Ripeto, il grosso delle malattie del nostro secolo, il grosso della popolazione che avrà bisogno di servizi sociali, sanitari, in questo caso di salute mentale, non ha bisogno di ricovero ospedaliero, anzi, prima si riesce a tenerla fuori dagli ospedali e a lavorare con la medicina di base, con i servizi nel territorio, che necessariamente costano meno, perché hanno bisogno di minori investimenti, di minori spese in farmaceutica, ripeto, in tecnologie, e soprattutto producono benefici in termini di prevenzione secondaria. Una sanità di iniziativa che interviene sui cittadini prima ancora che si manifesti la malattia, la fase acuta, che si possa cronicizzare e poi riacutizzare, è una medicina intelligente, perché punta a evitare perfino quello che sarà lo spreco di vita e di sofferenze della persona, lo spreco di risorse pubbliche in qualcosa che può essere evitato per il bene invece del cittadino e collettivo, perché le risorse pubbliche sono preziose perché sono di tutti. E non bisogna dimenticare, l'abbiamo detto tante volte, ma è sempre utile sottolinearlo, che la cosa più straordinaria che è successo anche con la chiusura dei manicomi fu intanto l'irruzione in un mondo separato, non solo quello del manicomio, ma anche quello della psichiatria, della clinica, della medicina come forma di potere in fondo, l'irruzione del sociale, cioè della comunità, e l'irruzione di professioni fino a quel momento, di lavori fino a quel momento usati più in forma custodiale che di cura, o addirittura l'irruzione di nuove professioni, non solo di psicologi, di educatori, di animatori, di figure sociali, e la riorganizzazione della stessa funzione dell'infermiere. L'infermiere per molti anni all'interno di questi servizi ha avuto funzioni custodiali, invece la nuova situazione che si è aperta ha determinato un cambio radicale in cui era chiaro che la relazione con la persona e non con la malattia, aveva bisogno di tante figure e non aveva bisogno assolutamente, oltre un certo limite, assolutamente no, della clinica, dello psichiatra, aveva bisogno di tutte quelle risposte funzionali a una relazione che riattivassero potenzialità di ripresa di sé, di iniziativa vitale, di inserimento nel lavoro e così via. Stiamo pensando, gli stessi servizi di inserimento lavorativo sono stati hanno avuto una delle funzioni fondamentali anche di cambio del lavoro e delle professioni in questo campo. I centri di salute mentale, che dobbiamo pensare, non saranno mai aperti 24 ore se si pensa solo allo psichiatra, o saranno degli ambulatori.
buoni ambulatori, ma non basta, non è questo. E buoni ambulatori, tra l'altro, costosi e poco efficaci, poco capaci di rispondere ai bisogni che sono bisogni di altra assistenza, di altro intervento che altre figure professionali possono dare. Ora è chiaro che non c'è cambiamento possibile, non c'è affermazione di un'idea di altra di salute come diritto, di salute mentale come diritto forte dei cittadini, se non c'è una grande partecipazione. Ora il sindacato può e deve fare la sua parte, intanto mettendo in campo un'idea di lavoro, di professione, una grande alleanza fra il cittadino che utilizza il servizio e l'operatore che deve dare risposte anche professionali. Ma non basta, la forza del cambiamento è sempre nella capacità di mobilitare persone, di non solo di convincere, ma di creare consenso e passione attorno a degli obiettivi. In questo caso siamo concreti, l'obiettivo è quello di chiudere gli OPG, cioè di chiudere i luoghi infernali, e di aprire invece dei servizi forti nel territorio che si faccia carico delle persone? Questo si fa soltanto con i tecnici o con le leggi? In parte sì, ma quello che è decisivo è la spinta, il rifiuto collettivo di un luogo come l'ospedale psichiatrico giudiziario, cioè la rimozione assoluta di questa come possibilità di essere inclusa nella nostra società. Quello è un luogo orribile e questa è stata la forza anche della denuncia della campagna contro gli OPG che lo stesso Parlamento ha fatto con la Commissione Marino. E ancora, l'alternativa all'OPG può essere possibile se non c'è la consapevolezza che non può essere il manicomietto in ogni singola regione la risposta? Sì, purché ci sia mobilitazione, cioè ancora una volta si mobilitino coscienze. Per far questo però bisogna dotare le persone di strumenti. Io penso che il sindacato, insieme ad altre realtà, dei corpi intermedi, si diceva una volta, insieme alla politica dovrebbe essere, alle istituzioni stesse, dovrebbe occuparsi e deve occuparsi, in parte lo fa con associazioni come il Forum, come Stop OPG, di dare forza alla cittadinanza, cioè di fornire gli strumenti. Già mettere a disposizione risorse, spazi, energie per sostenere associazioni e realtà anche degli stessi utenti, altrimenti più fragili, io penso che sia un contributo importante. Mettersi in relazione e lavorare insieme significa essere anche condizionati, contaminarsi, sapere che una piattaforma sindacale, un lavoro di un sindacalista non può prescindere dalla posizione di un'associazione che rappresenta i cittadini di quel territorio. Già questa è una forma importante e viceversa, la contaminazione implica un trasferimento di conoscenze, uno scambio di risorse, dei momenti anche di formazione comune. Tutto questo è un lavoro che stiamo facendo, che è raccontato in tante esperienze, ma ancora molta strada c'è da fare ed è per questo che ripartiamo con questo forum.